tempo è molto ridotto e quindi dovremo fare della sintesi una virtù fondamentale. Giurisprudenza nazionale ed europea in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ho pensato di dedicare queste veloci note direttamente alla giurisprudenza e non alla normativa, come sarebbe più corretto in punta, diciamo, di gerarchia delle fonti fare, perché se si vuole capire se un bene giuridico o un diritto godano di una tutela legale reale, bisogna partire da lì, bisogna partire dalla giurisprudenza. Bisogna vedere come i giudici interpretano norme che esistono, e quindi questo serve anche a capire quelle norme che efficacia, che utilità reale hanno. Prima ancora bisognerebbe partire dalle pubbliche amministrazioni, come le pubbliche amministrazioni interpretano le norme di tutela, ma questo è il tema che ci intristirebbe assai già a prima mattina, e forse è il caso di far calare un velo pietoso sullo stesso. È il caso di partire certamente dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non fosse altro perché è l'autorità giudiziaria internazionale che ha emesso la sentenza più significativa sul punto negli ultimi tempi, la sentenza di gennaio 2019, relativa proprio all'Ilva di Taranto. Io non mi soffermerò su quella perché suppongo ci siano altri colleghi che ne parleranno. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo però ha già radicato una sua giurisprudenza in materia di tutela dell'ambiente e in qualche modo di tutela dell'ambiente incidentalmente, di tutela della salute pubblica, per così dire. Non esiste un diritto all'ambiente nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, non esiste un diritto all'ambiente salubre come è stato elaborato poi nell'ordinamento interno nostro, non esiste proprio il concetto di ambiente come bene giuridico rilevante nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ciò nonostante, come spesso accade quando in una società c'è un bisogno di tutela, c'è un diritto nuovo che si consolida, ma c'è un vuoto normativo, almeno da un punto di vista formale, riferito a quel bisogno, a quel diritto, la giurisprudenza, quando viene interpellata, quando le viene richiesta una tutela di un diritto che non è esplicitamente riconosciuto e tutelato nell'ordinamento, che fa? Lavora sulle norme che ci sono, le amplia, le estende, prova ad usarle in chiave di copertura di quei diritti nuovi, di quei bisogni nuovi. Nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo esiste il diritto alla vita, alla salute, di cui all'articolo 2, ed esiste la tutela del diritto alla vita privata, previsto dall'articolo 8. La tutela dell'ambiente, per così dire, la tutela della salute collegata all'ambiente salubre, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo passa per l'articolo 8 fondamentalmente. La norma che tutela la vita privata, il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge, questo è l'articolo 2. Articolo 8, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, eccetera, eccetera. Partendo da questa norma però la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto cose particolarmente significative anche e soprattutto con riferimento all'ambiente. Ha detto per esempio nel 1994, nella prima sentenza significativa in quest'ambito, Lopez Ostra contro Spagna, che vi è una violazione dell'articolo 8 della cedula dove le autorità non adottino tutti gli accorgimenti necessari a scongiurare che la messa in funzione o la continuazione dell'attività di un impianto inquinante possa pregiudicare il diritto, il benessere dell'individuo e privarlo del godimento del domicilio in modo da nuocere alla vita privata. Ancora nel 1998, sentenza, questa è italiana, riguarda l'Italia, sentenza Guerra ed altri contro l'Italia del 19 febbraio 1998, l'incidenza diretta delle esalazioni nocive,
ci stiamo avvicinando ad ambiti molto vicini a questo posto. L'incidenza diretta delle esalazioni nocive sul diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare consente di concludere per l'applicabilità dell'articolo 8. Infine c'è una sentenza, la più recente, del 2009, che riguarda la Romania, ma che sembra una sorta di copia carbone rispetto a questa situazione. Lo Stato convenuto, cioè la Romania, non ha saputo bilanciare il giusto equilibrio fra l'interesse del benessere economico della comunità ed il godimento effettivo da parte dei ricorrenti del diritto al rispetto del loro domicilio e della loro vita privata e familiare. Infatti, le autorità nazionali non hanno adeguatamente valutato gli studi scientifici su onere familiare che avevano evidenziato i gravi rischi per l'ambiente e la salute umana connessi allo svolgimento dell'attività estrattiva nel caso di specie cianuro di sodio, in patente violazione del cosiddetto principio di precauzione, secondo il quale l'assenza di certezza, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento, non potrebbe giustificare un ritardo da parte dello Stato nell'adozione di misure effettive e proporzionate al fine di prevenire un rischio di danni gravi e irreversibili all'ambiente. La Corte di Giustizia, la Corte dei diritti dell'uomo, ha quindi concluso che sussiste violazione dell'articolo 8, quello di cui vi parlavo, qualora le autorità nazionali non adempiano al proprio obbligo di sottoporre ad adeguata valutazione preventiva i rischi ambientali connessi all'attività industriale e di adottare idonee misure ad evitare che i fenomeni di inquinamento possano ledere il benessere di una persona, privata del godimento del suo domicilio, eccetera, eccetera. Questa è la Corte Europea dei diritti dell'uomo sul rapporto tra ambiente e salute, o meglio, sul diritto alla salute. Nella convenzione si chiama diritto alla vita privata, ma è chiaro che qui stiamo parlando direttamente di salute, collegato questo diritto alla salubrità ambientale. Poi c'è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è un'altra cosa, è un'autorità, è un'istituzione dell'Unione Europea. Qui io voglio segnalarvi soltanto una sentenza molto recente, particolarmente significativa anche in chiave, come dire, interna nostra. Un signore austriaco, titolare di una licenza di pesca su un fiume dell'Austria, ha attivato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché c'era un impianto industriale collocato lungo quel fiume che aveva sconvolto l'ecosistema acquatico tra emissioni di gas, di fumi e di sommovimento delle onde che provocavano sommovimenti delle fluttuazioni consulte del corso d'acqua, tali da provocare sistematicamente morie di pesci. Il pescatore austriaco si è sentito leso nel suo diritto alla pesca, non so se sportiva o meno, ha attivato prima le autorità nazionali contro l'impianto inquinante che metteva a rischio, anzi danneggiava il suo diritto alla pesca, ovviamente danneggiava ben altro prima che il suo diritto alla pesca, ma il pescatore poteva far valere essenzialmente quel diritto. Le autorità nazionali gli hanno tutte risposto picche, perché quella struttura, quell'impianto era autorizzato. È arrivata la questione davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha giudicato quindi della legittimità di quelle autorizzazioni che lo Stato austriaco aveva fornito a quell'impianto in relazione alla direttiva 2004/35 in materia di responsabilità ambientale e di danno ambientale.
La conclusione della Corte di Giustizia è mirabile. La direttiva 2004/35 osta ad una disposizione del diritto nazionale che escluda in via generale ed automatica che il danno idoneo ad incidere in modo significativamente negativo sullo stato ecologico oppure sul potenziale ecologico delle acque del fiume sia qualificato come danno ambientale per il solo fatto di essere coperto da un'autorizzazione rilasciata conformemente al diritto nazionale medesimo. Che vuol dire? Vuol dire che se un'attività è un'attività industriale è inquinante, provoca un danno all'ambiente, all'ecosistema, quel danno è qualificabile tecnicamente come danno ambientale anche se viene causato nell'esercizio di un'attività regolarmente autorizzata dall'ordinamento nazionale, il che vuol dire che, come tutti i danni, quel danno deve essere risarcito. Nei 5 minuti che mi rimangono, mi viene fatto opportunamente presente, io voglio spendere due parole sull'ordinamento interno nostro per chiudere doverosamente questa rassegna sommaria, per usare un eufemismo, dello stato dell'arte in questa materia, ma di più non si può fare in questi tempi. Questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ci riporta dritti dritti agli ecoreati introdotti nel 2015 in questo paese con la legge 68/2015, più precisamente ai delitti contro l'ambiente, sui quali, come dire, si è fatta molta confusione. Quando veniva operata questa confusione da una certa parte politico-sociale era assolutamente logico che così fosse. Come dire, ambienti vagamente confindustriali, è naturale che non vedano esattamente di buon occhio una norma che garantisca tutela, che provi a garantire tutela penale al bene ambiente e quindi alla salute pubblica. Molto meno comprensibile era il fuoco amico, o presunto tale, o sedicente tale, che si era scatenato durante l'approvazione di quella legge contro la legge stessa. Era stato creato, si era scatenata una tempesta in un bicchiere d'acqua su un avverbio che sta in una norma che è quella che istituisce la più importante forse delle figure di ecoreato introdotte con quella legge, cioè l'inquinamento ambientale. Noi non avevamo prima del 2015 in questo ordinamento una figura generale di tutela dell'ambiente sotto il profilo dell'inquinamento ambientale in quanto tale. In quella norma è previsto un avverbio che aveva scatenato la tempesta in un bicchiere d'acqua a cui facevo riferimento poco fa. Si era pensato, si era detto, sulla base non si capisce bene di quali elementi, per non dire di quali specifiche conoscenze giuridiche, che secondo quella norma ci sarebbe stata una sorta di licenza di inquinare e quindi di uccidere nella misura in cui il danno ambientale fosse stato provocato all'interno di un'attività regolarmente autorizzata. L'autorizzazione amministrativa, secondo questa bizzarra teoria, avrebbe escluso a monte il reato. La Corte di Cassazione, da quando è stata chiamata a giudicare di questa norma, dal 3 novembre 2016, ha letteralmente spazzato il terreno da questa roba, come dire, non particolare pregio giuridico, dicendo chiaramente che la condotta abusiva di inquinamento ambientale idonea ad integrare il delitto di inquinamento ambientale comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinente al settore ambientale. Quando c'è una condotta che viola una norma comunitaria, nazionale, o nazionale intendo statale, o regionale, o comunque una norma dell'ordinamento nazionale,
quand'anche quella condotta dovesse essere realizzata sotto la presunta copertura di un'autorizzazione amministrativa, quella norma, se ci sono le altre condizioni, quella condotta, se ci sono le altre condizioni, se sussistono gli altri elementi previsti dall'articolo 452 bis, cioè dalla norma penale, integra il reato di inquinamento ambientale. Quanti secondi ho? Forse sono ottimista a fare questa domanda, non capite il senso. No, la risposta è chiara. In conclusione, qualche anno fa, all'interno di uno dei processi, diciamo, più significativi e poco gloriosi per le sorti della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, il processo Eternit che è stato citato poco fa, il procuratore generale della Cassazione, durante la sua requisitoria, pose questa ormai epocale, diciamo, antinomia tra diritto e giustizia, cioè disse che il giudice deve, quando si verifichi una o si possa verificare una separazione, una scissione fra diritto e giustizia, il giudice deve sistematicamente optare per la tutela del primo, per il diritto, anche quando questo significhi non fare giustizia, o meglio, anche quando questo significhi più precisamente fare ingiustizia. Io ho la sensazione che, a partire dall'ordinamento interno a cui vi facevo riferimento poco fa, limitatamente a questo specifico profilo e a questi reati di cui stavo parlando poco fa, la sensazione è che forse quella scissione, quella presunta antinomia, con queste norme e con questo tipo di interpretazioni che stiamo vedendo adesso, potrebbe ridursi un po', quel divario, quello iato potrebbe colmarsi un po'. Forse la sensazione è che prima o poi, almeno in quest'ambito specifico, si potrebbe arrivare a quella situazione che peraltro dovrebbe essere quella fisiologica in ogni ambito, per cui il diritto è sinonimo di giustizia e la giustizia la si ottiene sostanzialmente perseguendo il diritto. Non è scontato, ma ci sono delle significative e confortanti evidenze in questo senso. La mobilitazione dal basso dei portatori dei diritti tendenzialmente aiuta molto a coronare questo tipo di processo virtuoso. Vi ringrazio. Come vedete, si passa da questioni